Come vi avevo anticipato, sono state tolte le zone reticolate da D-Flight. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. In primis vi invito a iscrivervi qui sul mio canale, così farete parte di questa fantastica community. Oggi hanno tolto le zone reticolate di D-Flight, come vi avevo anticipato in questo video. Cosa stavano a indicare le zone reticolate? Stavano ad indicare le zone dangerous, le zone pericolose, le zone nelle quali in alcuni giorni, in alcuni orari si svolgevano attività pericolose per il nostro volo. Siano esse attività militari, siano esse attività paracadutistiche, eccetera, eccetera. Da oggi sono state tolte, sono rimaste solo le zone davvero pericolose, sono indicate col colore rosso, l'altezza non è più 120 come prima, ma è direttamente 0. Sono altezza 0 quando le zone sono attive e in alcuni casi, spero che lo implementino per tutte le zone rosse di questo tipo, sono indicati anche gli orari in cui le operazioni pericolose si svolgono, quindi da ATM-09A, la circolare di riferimento, noi possiamo volare quando queste attività pericolose non si svolgono. Ma non ci resta che andare a vedere direttamente le mappe di D-Flight. Si vede subito a primo impatto come non ci sono più le zone reticolate. Vi ricordo che per visualizzare le mappe di D-Flight dovete essere loggati come utenti del sito, quindi basta registrarsi tramite una mail e una password. Per Android c'è anche l'applicazione di D-Flight, è una web app in realtà. Per iOS non c'è ancora, non è stata accettata dalla Apple la web app, quindi bisogna attendere ancora un attimino. Andiamo a vederla qualche zona. Vi ricordo che per volare in Italia, questo è il sito di riferimento anche scritto nel regolamento UASIT, noi per volare dobbiamo prima andare a vedere se possiamo farlo tramite queste zone. Abbiamo la rappresentazione grafica della circolare ATM-09A che ci mette i limiti di altezza vicino agli aeroporti, siano essi militari, siano essi eliporti, siano aeroporti civili. Nelle zone rosse non si può volare, nelle zone arancioni abbiamo 25 metri di altezza, in realtà la zona parte da quell'altezza in su, quindi noi possiamo volare sotto, questa è una novità della ATM-09A. Nelle zone gialle l'altezza è 45 metri, quindi da 45 metri in su inizia la zona gialla, noi possiamo volare sotto. Nelle zone azzurre l'altezza è 60 metri AGL dall'altezza del suolo. Andiamo a vedere una zona come questa, clicchiamo, dobbiamo sempre andare su ID informazioni, questo è il punto selezionato. Adesso abbiamo, a differenza delle zone reticolate che presentavano 120 metri, abbiamo altezza 0. Se andiamo nelle regole dell'area, troviamo scritto all'interno dell'area geografica, quando attiva, importantissimo, sono vietate le operazioni UAS, eventuali deroghe possono essere autorizzate da parte di ENAC secondo le disposizioni vigenti contenute nelle circolari ENAC serie ATM. Ai piloti è richiesto di prestare attenzione alla natura pericolosa delle attività che si svolgono all'interno di queste aree. L'attività militare, in questo caso, è quella di riferimento, è quella pericolosa, a bassa quota in queste aree autorizzata come segue. Qui ci sono gli orari, da lunedì al venerdì, esclusi i festivi, e c'è l'orario dalle 6 alle 22 di sera. Se l'attività viene condotta sul territorio o entro 3 nm dalla linea di costa, oppure H24 al di fuori di 3 nm dalla linea di costa. L'utente è sempre tenuto a consultare la regolamentazione vigente sul sito ENAC e qui mettono i riferimenti. Cosa vuol dire? Che noi possiamo volare in quest'area il sabato e la domenica oppure da lunedì a venerdì nei giorni festivi. Vi ricordo che se andiamo in un punto come questo, oltre a trovarsi sotto questa zona dangerous, si trova anche nella zona gialla. Andiamo a cliccare sulla I, vedete, questo è il punto. Quindi in questo caso valgono tutte e due le regole. Quando potremo volare a sabato e domenica, perché non sono attive le zone, non ci sono attività militari, comunque dovremo rispettare l'altezza massima di 45 metri. Zona gialla. Andiamo a leggere nelle regole dell'aria. La zona geografica è definita a partire da altezza minima di 45 metri dal suolo. Cosa vuol dire? Ve l'ho detto prima.
Secondo la nuova TM09A, queste altezze identificano le zone che partono da quell'altezza indicata ad andare in alto. Sotto noi possiamo volare. Se ci troviamo in una zona gialla, altezza 45, se andiamo nella zona di colore arancio, l'altezza scenderà a 25. Andiamo a cliccarla. Eccola qui, altezza 25 metri. Vi ricordo che i droni delle categorie Open A1, A2, A3 non possono far richiesta di volo, sempre con la nuova circolare TM09A, all'interno delle zone gialle, arancioni e rosse, quelle aeroportuali, quindi non queste dangerous, ma in queste aeroportuali. Possono farlo solo i droni che sono in specific o in certified. Questa è un'altra novità. Comunque al di sotto delle altezze riportate noi possiamo sempre volare. Qui dobbiamo fare attenzione a tutte e due le zone. Se noi andiamo qui subito di fianco, la zona è solamente gialla, non si trova sotto una zona dangerous, quindi in questa zona l'altezza massima è 45 metri. È anche scritto quello che vi ho detto, l'hanno riportato, importante, all'interno della zona geografica sono permesse operazioni per UAS della categoria specifica o certificata. Secondo quanto riportato dalla TM09, in realtà la TM09A, paragrafi 7, 8 e 9. Benissimo, andiamo a vederci un'altra bella zona casuale, per esempio questa qui, clicchiamo, ID, informazioni, altezza massima 0, parco naturale provinciale Adamello Brenta. Qui hanno recepito la richiesta di riserva di spazio aereo fatta dal parco. In questo caso, tra virgolette, è una brutta notizia, cioè qui non potremo mai volare. Potremo fare richiesta, certo, le operazioni devono essere autorizzate da parte di ENAC, ma la vedo gran dura, soprattutto se uno vola a scopo ludico, i permessi non saranno dati. Speriamo che in futuro non diventi così tutto, nel senso che molti parchi facciano la richiesta di riserva di spazio aereo, alla fine poi ci obbligheranno a non volare un po' da nessuna parte. Qui nella leggenda troviamo anche layer parchi, ok, però vedete che l'altezza è riportata a 120 metri. È solo un'indicazione dell'area parco che ci indica dove c'è un parco, ma se il parco non ha fatto richiesta di riserva di spazio aereo all'ENAC, è solo ENAC che può gestire lo spazio aereo. E qui su D-Flight trovate che l'altezza è consentita, a differenza del parco che abbiamo visto prima, dell'Adamello Brenta. Per me, a livello legale, voi siete autorizzati a volare. Andiamo a vedere un'altra grossa zona, l'ultima, magari andiamo qui in Sardegna, clicchiamo qui, info, altezza massima 0, sempre le stesse frasi riportate prima, questa è la zona lì di 33 Fonni, riportano solo zone pericolose, in realtà qui non è ancora riportata, non sono ancora riportati gli orari in cui è permesso il volo, o perlomeno gli orari in cui le zone regolamentate sono attive. Qui per vedere gli orari in cui queste zone regolamentate sono attive bisogna andare agli IP Italia in route 5.1.3-1. Se voi tra l'altro ci cliccate sopra, vi manda sul sito dell'ENAV. Io sono già registrato, bisogna registrarsi anche qui, voi potete accedere. Tra l'altro proprio questa zona ve l'avevo fatta vedere in un altro video, e qui ovviamente troviamo dei termini tecnici, ovviamente non siamo dei controllori di volo, ma se andate a vedere questa zona lì di 33 Fonni, eccola qui, lì di 33 Fonni, noi troviamo questi termini che stanno a indicare quando le operazioni pericolose sono in corso. Se andiamo a fare una ricerca, lo so che è scomodo, però per essere tranquilli si deve fare anche questo. Scriviamo termini aeronautici, abbreviazioni aeronautiche, la nostra amica Wikipedia o Wikipedia. Andiamo sotto la lettera H, HJ, Sunrise to Sunset, dal sorgere al tramonto del sole, più o meno 30 minuti. Abbiamo queste operazioni pericolose fino a 2000 piedi dal livello della superficie. Limite superiore, limite inferiore. Qual è l'attività ci viene spiegata?
elicotteri. Se noi andiamo a vedere per esempio un'altra zona qui sotto, abbiamo che invece è H24 Monday to Friday, quindi da lunedì a venerdì, in questo caso a sabato e domenica possiamo volare esercitazione e tira a fuoco. Ovviamente io auspico che sia solamente di flight prima possibile, l'unico riferimento in cui noi troviamo come dronisti, come operatori UAS, tutte le informazioni senza andare a vedere chissà che sito, però al di là di quello ad oggi è così. Spero che questo video vi sia risultato utile, vi invito a guardare il bicchiere mezzo pieno, è comunque qualcosa di positivo che abbiano tolto le zone reticolate e che soprattutto in alcune zone sia già messo l'orario di inizio e di fine della operazione pericolosa che ci evita il volo. Negli orari in cui queste operazioni non sono in corso noi possiamo volare. Vi invito a iscrivervi qui sul canale. Seguitemi anche sui miei social, Facebook, Instagram e Telegram. Nei prossimi giorni parliamo di volo sulle spiagge perché vi dico una mia idea. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!